25 aprile, l'Italia festeggia la liberazione del territorio nazionale dal regime fascista e dall'occupazione nazista. A Palazzo San Giacomo e al Palazzo della Prefettura, il sindaco Luigi De Magistris e il prefetto di Napoli Marco Valentini hanno celebrato la festa della liberazione alla presenza di Antonio Amoretti, presidente della sezione napoletana dell'Associazione Partigiani Italiani. Una corona d'alloro è stata deposta sotto la lapide marmorea in memoria di Francesco Selvaggi, primo prefetto della città liberata. Per non dimenticare, anche per resistere e liberarsi dalle oppressioni più recenti, le disuguaglianze ai tempi della pandemia, le ingiustizie, le discriminazioni, le violenze, la mala politica, e quindi anche una giornata in cui riflettere che non bisogna abituarsi a girarsi dall'altra parte di fronte ai crimini contro l'umanità, da ultimo le decine e decine di morti di questi giorni nel Mar Mediterraneo.